Allora. Ecco maggio e ancora maggio di erbe altissime e di rose. Ecco maggio e ancora maggio con i grilli della sera. Si colora la tua voce di profumo di sambuco. Si confonde tra le foglie come fata di rugiada. Ecco maggio e ancora maggio, i silenzi e gli ortalisi. Ecco maggio e ancora maggio, con i giorni Corale Aurora Montis fu fondata a Pratrivero dal parroco Don Fernando Marchi negli anni 60 e continuò la sua attività fino agli anni 80, quando terminò col trasferimento di Don Fernando Marchi a Biella come vicario episcopale. Nel 1997, dopo molti anni di inattività, nuovi e vecchi coristi, sotto la direzione del maestro professor Gianluigi Colpo, si sono riproposti in una formazione completamente rinnovata, mantenendo il nome storico Aurora Montis e l'obiettivo di promuovere la musica corale impegnativa. Il repertorio è piuttosto vasto. Comprende brani di autore e soprattutto di polifonia sacra, con particolare attenzione all'esecuzione di messe. Non mancano canti della tradizione popolare biellese, regionale e ultimamente qualche brano di musica leggera. La corale è iscritta dal 2000 all'Associazione Cori Piemontesi. Si esibisce nella propria parrocchia in occasione delle principali solennità religiose e comunitarie. Partecipa a rassegne corali a carattere regionale e provinciale ed organizza concerti nel proprio comune. Attualmente la formazione si compone di 25 elementi e dal 2006 si avvale della collaborazione del professor Ivan Cantarutti quale organista. Ecco, abbiamo solo bisogno, questo se lo posso dire, di gente un po' più giovane, un ricambio. Sarebbe davvero gradito che qualcuno entrasse nel coro come voce sicuramente, ma anche come idee nuove, persone anche più giovani che hanno voglia di misurarsi con il canto. Santo, con una N sola, tre sono troppe, dai, vai. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della pienità gloria. Credo che ci sia molta gente che si nega il canto senza sapere veramente quello che perché non è così scontato che uno non sappia cantare. Ho detto con lui, ho detto sentimi la voce, perché ha detto io non so, sono sicuro. Te, sei nei soprani te, vieni qui con noi nei soprani. Infatti mi ha preso lì, nel gruppo dei soprani, da lì. Non mi sono mossa. Gli inizi sono stati anche abbastanza difficili perché comunque io avevo le conoscenze che avevo come corista e poi sì, ho
frequentato dei corsi, uno tenuto nel conservatorio di Novara dal maestro Monaco, che è il direttore del progetto Musica, che è un'istituzione nel campo, e poi insomma... Sono entrato, mi ha chiesto una sera Gigi che eravamo in un convegno di provare a cantare, io sono venuto a cantare, mi piace cantare, suono anche qualche cosina con la chitarra, faccio dei pezzi nel nostro repertorio e niente, tutto qua. Da ragazzina in Voci Bianche quando c'era ancora Don Marchi, poi siamo passati al coro e poi ci sono stati momenti così di la vita cambia, allora ci sono stati dei momenti di pausa. Sono qui sono nel coro da 7 anni grazie a Gigi che mi ha chiesto ma perché non provi a cantare. Io non sapevo assolutamente di essere in grado di cantare e in effetti riesco a cantare solo in un coro, da solo non potrei mai. Però mi ci trovo benissimo, mi diverto e sono molto contento di esserci, insomma. Anch'io ho cominciato che ero piccolissima, elementare. Ho fatto uno degli ultimi concerti ancora con Don Marchi, poi il coro si è sciolto, io ho cantato in altri cori e poi nel 94-95 quando è stato mi hanno richiesto se sarei tornata e io ho accettato e da allora sono qua. Facciamo, allora, ogni fine frase c'è un leggero crescendo, tipo ecco maggio e ancora maggio di erba altissima di rose. Dai, allora. Ecco maggio e ancora maggio di erba altissima e di rose. Ecco maggio e ancora maggio con i grilli. E poi in quest'ultima esperienza ho incontrato dei nuovi amici, vedi Franco, da sempre canta vicino a me, da sempre, ed è anche bello, è nata un'amicizia molto solida. Vero, confermi? Confermo. Sarà maggio ancora.